A Francavilla D'Amario sconfigge Luciani e Rapino, eletto con oltre 5.000 voti e l'assessore uscente della giunta Marsiglio. Curiosità, nessun teatino è stato eletto. Probabile, ma in politica tutto è possibile, la nomina di D'Amario assessore, l'ingresso dunque all'emiciclo di Mauro Febbo. Ma ascoltiamo l'assessore uscente D'Amario. Quante preferenze D'Amario? Più di 5.400. Che insomma in città mi sembra al momento non sia stato eletto proprio nel capoluogo teatino alcun consigliere, a meno che lei, e glielo auguro, possa diventare assessore e sembra che Febbo possa insomma entrare in consiglio. Ma guardi, io sono un uomo di partito, quindi insomma poi queste decisioni le prende il partito. Io sono sicuramente soddisfatto del risultato elettorale avuto, segno di un lavoro ben svolto nei miei 5 anni prima in consiglio e poi con la giunta Marsiglio, e sicuramente una cosa che riempie di soddisfazione. È evidente che l'Abruzzo è diventato un test nazionale in questi giorni, tanta attenzione, ma molto probabilmente il risultato di Marsiglio è stato dovuto al grande lavoro fatto sia dalla Giunta che dal Consiglio negli ultimi 5 anni, e gli abruzzesi hanno inteso ripagare questo duro lavoro fatto. C'è sempre questo leitmotiv nell'analisi del voto. E Masci, che abbiamo appena intervistato, gli abbiamo chiesto insomma se nutre qualche preoccupazione, visto che Pescara città è in controtendenza. Lei se la sente di dire qualcosa in merito? Ma io ritengo che Carlo Masci faccia bene ad essere tranquillo. C'è un dato di partenza che era quello del centro-sinistra 5 anni fa, che era superiore invece al dato di partenza di quest'anno. Io ritengo che Carlo Masci abbia ben amministrato Pescara e ritengo che sicuramente alle prossime amministrative avrà risultato tornando ad essere sindaco di Pescara. D'Amico ha detto, purtroppo c'è stato l'astensionismo, quindi due abruzzesi su quattro mi sembra non sono andati a votare. Sì, oramai è un fenomeno, ahimè, dilagante, che insomma, la gente non si reca più alle urne, però non penso che sia questo un attenuante. Ripeto, l'Abruzzo è diventato un test nazionale, ma la verità vera è che Marsiglio è stato confermato presidente di Regione Abruzzo perché ha ben governato gli ultimi 5 anni Regione Abruzzo. Domanda d'obbligo, se l'aspettava tutto questo affetto da parte degli elettori? Ma io devo dire che insomma, negli ultimi anni ho lavorato duramente, è ovvio che ognuno, io sono uno poi low profile, quindi insomma sono sempre uno con i piedi a terra, è evidente che è un risultato importante che comunque mi gratifica del lavoro svolto. Le piacerebbe la continuità con il turismo? Lo ripeto, quello che ho già detto, io sono un uomo di partito, ho sempre militato in Forza Italia e quindi quello che il partito riterrà che io debba fare il prossimo quinquennio mi vedrà sicuramente allineato.